Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mi sono appena svegliato, cominciamo col caffè. Ok, bene ragazzi, allora, pieno il caffè, manco la metto a fuoco, vabbè. Comunque, non la metto a fuoco perché... il manuale. Uè. Ok. Oggi sembra proprio la giornata perfetta. Guardala perché c'è la finestra, tra poco vi faccio vedere anche voi. Sembra proprio la giornata perfetta per fare un trattamento alle api. Si sublima. Oggi giornata nebbiosa, da nebbia tutto il giorno, umidità molto alta, e queste sono le condizioni ideali per sublimare, perché il trattamento è più efficace. Ok raga, mascherina ce l'abbiamo, autocertificazione ce l'abbiamo e insomma si parte. Chissà se il mio socio è già arrivato. Yes, è già arrivato. Adesso prendiamo. Fine da videomaker. Videomaker. Ce lo mettiamo qua. Dai, Nexo. Da apicoltore. Ce lo mettiamo qua. E iniziamo a scendere così. Eccolo là, il mio socio già intento a lavorare. Uey! Ciao! Allora, come andiamo? Oh c***o. È già scarica? Perché non è più da fare. Però di fare ancora sedia. Ma queste le hai già fatte tutte? Allora, come vedete, il Gian sta andando avanti con la sublimazione. Sta utilizzando l'acido ossalico, il classico APB Oxal. Dopo vi farò vedere nello specifico cosa sta facendo, tutto il procedimento, eccetera. Dopo ne facciamo una insieme. Ora non mi avvicino perché non ho tutte le protezioni e come vedete lui è avvolto in questa nuvola di fumo tossico che insomma non fa molto bene. Infatti lui ha tutte le protezioni, maschera antigas e quant'altro. Io mi tengo un po' a distanza. Allora, io che cosa faccio nel frattempo? Passo nelle famiglie che sono già state trattate con l'acido ossalico, estraggo il fondo, che è un po' che non viene pulito, lo pulisco per bene, dopodiché vado a mettere dei fogli adesivi bianchi con la parte adesiva rivolta verso l'alto, appoggiati sopra il fondo. Questa cosa qui è fondamentale perché a che cosa serve? Serve a verificare la caduta della varroa. E voi mi direte perché la carta adesiva eccetera, quindi ci siamo accorti che le formiche si rubano le carcasse della varroa morta. Quindi negli anni passati pensavamo di non avere varroa perché non vedevamo la caduta, oppure magari avevamo il dubbio che non avesse funzionato il trattamento eccetera, e poi che cosa ti trovi? Ti trovi le formiche che ti si stanno rubando tutti i tuoi cadaveri di varroa e poi tu pensi o che non abbia funzionato il trattamento o di avere delle famiglie pulitissime eccetera. Allora, mettendo questi fogli che hanno
diciamo l'adesivo, no? Sono quelli che si usano per fare gli stickers, come si dice, gli adesivi, le cose. La varroa cade lì sopra e rimane appiccicata, le formiche non riescono a portarsela via. Tiriamo fuori il fondo, gli diamo una bella grattata da tutti i residui che ci sono, che normalmente sono polline, diciamo un po' di cera mangiucchiata e porcherie varie. Insomma, qua è dove va a finire buona parte della sporcizia dell'alveare. Allora, eccoci qua. Questo qui è il tipo, diciamo, è la parte fondamentale per sublimare, cioè il sublimatore. Questo qui è il Violet Alvarroa. Lo utilizziamo da 2 o 3 anni. Prima ne abbiamo utilizzati altri modelli anche meno costosi. Questo non è eccessivamente costoso, però non ricordo quanto l'ho pagato, ma ho visto ieri o l'altro ieri su internet, ho provato a cercare, costava tra i 140 e i 150 euro l'uno. Noi ne abbiamo un paio e qua dietro vedete, la cosa interessante è questa, che ha una, questi buchini sono una presa d'aria per una ventola che è contenuta qua all'interno. Questa è la parte con la resistenza che scalda e scioglie, fondamentalmente sublima, l'acido ossalico, ovvero lo fa passare dallo stato solido a quello gassoso. E qua questa ventola spinge l'aria in questa direzione ed è molto più efficace rispetto ai sublimatori che non hanno appunto la ventola. Ce ne sono tanti in commercio, tanti che costano anche molto più di questo. Io ho visto sublimatori da 300-400 euro. Questo qui a me è sembrato un buon rapporto qualità-prezzo. Ovviamente per poter alimentare questa cosa qui ci serve della corrente. Noi utilizziamo queste batterie qui che sono 12 volt. Sono un po' ciucche, ci stanno dando un po' di problemi, però a parte questo sono molto semplici. Attacco rosso al positivo, blu al negativo e poi qua basta semplicemente attivare questo. Sentite il rumore della ventolina? Ok. E nel giro di pochi secondi si scalda e sublima l'ossalico. L'ossalico ce l'abbiamo dentro questo contenitore qua, lo travasiamo qua perché siamo molto più comodi così. E niente, ora vi faccio vedere nello specifico come fare. Ok, allora, prima cosa, ripulire un pochettino dai residui il sublimatore, perché comunque, come diciamo qua da noi, si incracia che va bene. Dopodiché mettere l'acido ossalico. A questo punto viene acceso, dopodiché verrà inserito all'interno dell'arnia e diciamo l'ingresso dell'arnia verrà chiuso da dei pezzi di gomma piuma che servono appunto per far sì che il fumo rimanga all'interno. Ovviamente stiamo aspettando che cominci un pochettino a friccicare. Non appena vediamo che inizia a fondere, ecco, adesso viene inserito. E voilà. Ora bisogna semplicemente attendere che il sublimatore faccia il suo lavoro. Il fatto che trasformi l'acido ossalico in un bel gas fumoso. E voilà. Come vedete, qua dal fondo comincia ad uscire il fumo. Adesso aumenterà piano piano perché vedete come sta già aumentando. Man mano che l'ossalico si fonde, il fumo aumenta. Ok, perfetto. Adesso possiamo estrarre il nostro sublimatore. Come vedete non c'è più
l'acido ossalico bianco lì dentro. La famiglia viene lasciata chiusa con queste spugnette ancora per 10 minuti in modo che il trattamento sia efficace, e a questo punto si vanno a raschiare via tutti i vari residui dal nostro sublimatore. Si può passare alla prossima. Voilà, come vi ho detto, ho già iniziato a prepararne un po' e ora li infiliamo sotto, così andiamo a vedere se c'è caduta di varroa. Ok, perfetto, come vedete abbiamo finito il lavoro e ho inserito tutte le porticine. Fino adesso non le utilizzavo, le ho lasciate senza porticine, e oggi abbiamo deciso di inserire direttamente queste qui invernali con il buchino più piccolo centrale, in modo che siano un po' più protette dal freddo e riescano a stare un po' più al caldo. Tanto oramai qua da noi la stagione inizia a essere molto umida e molto fredda. Bene. Ok, perfetto ragazzi, allora lavoro terminato, adesso tornerò tra qualche giorno per controllare la caduta della varroa, apriremo di nuovo i fondi e controlleremo appunto sui fogli che sono stati inseriti questa mattina se c'è della varroa, se c'è della caduta, e insomma almeno riusciremo a farci un'idea di quella che è la situazione. Quindi anche per oggi è tutto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video che usciranno, e niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao apicoltori!